Ho un rapporto molto particolare con Bari e sono uno dei ben volentieri, anche perché mi danno un sigillo oggi, quindi veramente c'è un rapporto splendido. Oggi è una giornata bellissima, di pieno sole, siamo andati al porto, abbiamo mangiato dell'ottimo pesce e davvero è una città che attrae. Spero di tornarci presto. La forza della semplicità e della chiarezza che buca non solo lo schermo ma anche le barriere tra le generazioni. In fila per chiedere l'autografo a Piero Angela al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari c'erano giovani e meno giovani per rendere omaggio a uno dei simboli della divulgazione scientifica che non si è sottratto all'abbraccio collettivo ribadendo che tra uomini e animali la differenza non è poi così grande. Mi hanno chiesto di parlare un po' di uomini e animali. E allora racconterò un po' il dietro le quinte dei documentari che giriamo, dei servizi e anche qualche esperienza personale divertente. Ma poi parleremo soprattutto del rapporto strettissimo che c'è in natura tra noi e gli animali, nel bene e nel male a volte, perché non sempre li trattiamo bene e quindi parleremo anche di come abbiamo fatto lungo miliardi di anni una strada comune e parallela. Grande soddisfazione per i responsabili del Dipartimento di Veterinaria che ha ricevuto un finanziamento di 7 milioni di euro da parte dell'ANVUR. Siamo molto lieti di avere una persona che ha dato moltissimo in termini di contributo alla conoscenza, alla divulgazione. E quindi è un onore per noi essere riusciti ad avere qui una persona così amata da tutti gli italiani.